Le storie di Oltrebuio parte 29 di Kid Amore. Dalla mummia a Robocop il passo era breve. Martino, detto Marti, pensava questo mentre sua madre, povera donna, si improvvisava fisioterapista e fletteva la gamba ancora imbardata nello stivale ortopedico e gli raccontava di quanto erano efficaci le conserve di prugne e rabarbaro che faceva la cara signora Delia. L'altro giorno il dottorino aveva fatto capolino col suo solito sorrisino da iena. Una notizia buona e una cattiva per te, giovanotto. E in un baleno aveva tolto le bende dal volto. Ma non aveva fatto in tempo ad abituarsi che l'unica testa che aveva era stata incapsulata in un caschetto da cadetto spaziale, con due feritoie a mo' di visiera per gli occhi e per la bocca, per fortuna senza amplificatore vocale. Chissà quanto l'avrebbero sfottuto i suoi amici. Erano passati 2 giorni da quando Pat e Leo si erano messi in contatto col nuovo walkie-talkie che ogni tanto guardava sperando lampeggiasse. Temeva fosse successo qualcosa. Aveva cercato di avvisarli, ma loro erano impazienti e lui non era riuscito a esprimersi se non con mezze parole. Sapeva dove erano diretti e pregava non si fermassero sulla strada del ritorno. Il solo pensiero lo irrigidiva. Se ne accorse anche sua madre, che gli rivolse un dolce rimprovero e un'occhiata preoccupata. Allora respirò a fondo e distese i muscoli. Quel ricordo gli faceva venire i crampi allo stomaco. Era apparso come un miraggio tra i rovi sotto un cielo troppo immacolato, quel portone simile a un garage, e aveva attratto la sua curiosità. Ricordava tutto, persino il numero di finestrini di ogni anta. Lui che lasciava la bici a terra e si incamminava per un sentiero quasi completamente sepolto dai rami, con passo sicuro. Guidato nel dormiveglia senza rendersi conto delle fronde che lo graffiavano come gatti selvatici. Era stato un delirio lucido, le cui conseguenze si erano allungate fino a quel letto d'ospedale, ma non l'aveva raccontato a nessuno, nemmeno ai suoi migliori amici. Non gli avrebbero creduto, perché sarebbe stato troppo anche per loro, abituati a lavorare di immaginazione e sudore, perché dentro il bunker, così l'aveva chiamato visto la segretezza del luogo, pulsava un seme infetto e lui l'aveva portato dentro casa. Nell'ingresso c'era una guardiola abbandonata. Un gabbiotto chiuso dai vetri sporchi, un tavolo pieno di robacce impolverata e mosche morte dappertutto, un telefono, ma c'era la linea laggiù, e nessuna sedia. Al muro tante foto e ritagli, ma niente che riuscisse a leggere col muso appiccicato al vetro. E così secondo lei dovrei mettere il succo di limone, ma secondo me quella si sbaglia di grosso. Io la mia ricetta collaudata e magari ci starebbero bene le pere a pezzettoni. Tu che dici, eh? Ma mi stai a sentire? Quando si voltò rimase a bocca aperta. Non aveva mai visto niente del genere, un deposito senza confini. Non vedeva la fine di file parallele di scaffali metallici che si innalzavano per metri sopra la sua testa e la prospettiva si perdeva lontana come un ago in una cruna strettissima, dove solo la polvere dorata sospesa in quell'aria antica e priva di umori galleggiava, asettica. C'era tantissima luce per essere un sotterraneo, o almeno credeva, scavato nella collina a chissà quale profondità. Eppure dava tutt'altra impressione, quella di essere un padiglione di una serra col tetto trasparente, e lui una piantina lasciata sotto la doccia di acqua nebulizzata ad abbronzarsi agli ultravioletti e gonfiarsi di vitamine. Si accorse di non poter toccare nulla di quanto contenevano i ripiani, per lo più scatole a centinaia, grandi come quelle delle scarpe, perché protette da pannelli di plexiglass senza alcuna giunta. Una feritoia per infilare la sua mano sottile di bambino. Neanche un dito. Poteva solo leggere scritte cancellate e notare spazi vuoti o coperchi mancanti. Poi vide quella rovesciata per terra. Gli corse incontro, come non aspettasse che lui. Un abbraccio, una stretta profonda, qualcuno che la portasse via da quel posto dimenticato, che raccogliesse quel fascio di carte, la riordinasse e portasse con sé, lontano da lì, per sempre. E lui lo fece. La sollevò, la cullò sorridendo, corse verso l'uscita. Non aveva più senso restare. Aveva trovato qualcosa. Quel souvenir era un boccone avvelenato. L'avrebbe portato dentro la sua casa, tra le sue cose, nel suo letto. L'avrebbe sfogliato sotto le coperte con la luce negli occhi. Dietro una storia ingenua di follia e grottesche bugie, c'erano le ombre della notte, voraci di uscire.